cercando di lavorare insieme anche con le altre autorità provinciali di pubblica sicurezza e con la magistratura. Quindi faremo a breve una riunione regionale con gli altri prefetti, le altre autorità provinciali e con la magistratura proprio per definire forme di collaborazione e di controllo del territorio ancora più efficace. Quindi è un tema su cui abbiamo posto l'attenzione. Poi ci sono altre questioni, ecco, su cui stiamo approfondendo, ma il compito della prefettura, il compito nostro è quello di assicurare l'esercizio dei diritti a tutti i cittadini, ma anche l'adempimento dei doveri. Ecco, il nostro compito è questo, ma anche facilitare il dialogo, facilitare l'ascolto, ecco, e la condivisione soprattutto. Oggi il metodo, io voglio puntare sul metodo della condivisione, che a mio avviso è quello che anche nelle mie precedenti esperienze ha portato a risultati più significativi. Quindi sono vari, insomma, ecco, dalla movida, che è un tema su cui voglio porre attenzione, a quello delle proteste che ci sono state negli ultimi giorni, su cui certamente noi porremo la massima attenzione. Ecco, i temi sono tanti, ma tutti verranno approfonditi nel modo migliore, ma attraverso il confronto. Ecco, io voglio dire che ogni situazione di sicurezza, di ordine pubblico oppure di mediazione sociale, anche la prefettura spesso è impegnata anche sul tema delle mediazioni, della tutela dei livelli occupazionali, quindi noi cercheremo di facilitare il dialogo tra tutte le istituzioni del territorio. Intendo girare il territorio, conoscerlo dal vivo, perché penso che fare il prefetto si faccia sia leggendo carte e documenti, ma anche conoscendo dal vivo in modo diretto il territorio, con l'obiettivo, ecco, di dare anche con i sindaci. Per me i sindaci sono degli interlocutori privilegiati. Ecco, ho fatto spesso il commissario negli enti locali nella mia attività, quindi spesso mi identifico nella nei panni del primo cittadino. Quindi voglio essere vicino ai primi cittadini e dare ogni possibile sostegno a loro nella loro azione amministrativa.